Il significato del disegno è unire gli opposti e tutto quello che compone la terra. Spesso il significato delle mani è prendersi per mano e fare un cerchio, cioè il simbolo dell'unità. E io qui volevo rappresentare che tutto può essere unito dal tatto o da qualcosa che ci accomuna. In questo caso il sole e la luna. Hanno delle cose in comune, ovviamente. Stanno in cielo tutti e due. Condizionano la vita degli esseri umani, portano con sé una temperatura ed un orario. Al centro c'è una mano che è la cosa che li mette in relazione e li lega, fa da nodo, ed è rappresentata come la natura. Appunto, la natura è quel fattore che mette la terra a contatto con il sole e la luna. In poche parole, le mani ci legano. Riguardo alle fasi di realizzazione, ho pensato a cosa disegnare e al progetto. Ho ricalcato la mano. Ho disegnato prima la parte del sole con matite ed in seguito con pennarelli. Ho disegnato la luna e le stelle, cercando di risaltare ogni singolo elemento, e ho colorato all'interno della mano l'ultimo elemento fondamentale, cioè la natura. Ho rappresentato questo disegno di due mani, facendo in modo da formare un triangolo, partendo dagli angoli del foglio. Questo triangolo parla soprattutto di un triangolo con un occhio al suo interno. Questo occhio rappresenta le cose che non si vedono della nostra, che non si vedono normalmente, come può essere l'anima, come possono le sensazioni, come possono essere i pensieri e le emozioni. Poi il triangolo, ci sono tanti triangoli, quello del Bermuda, il triangolo degli Illuminati e così, ma almeno ha un diverso significato. Il suo significato è praticamente che il triangolo è l'unica forma geometrica che ha tre segmenti, cioè il più semplice, perché non ci possono essere delle forme geometriche con due segmenti. E poi, se calcoliamo la somma degli angoli, la somma degli angoli è uguale a 180 gradi, che può essere una linea infinita, come può essere la vita. Sì, la vita si stoppa, ma poi continua nell'aldilà. Poi il triangolo ha tre angoli. I tre angoli, prendendo il numero 3, possono significare il numero della Trinità, quindi il numero perfetto. Ecco perché ho rappresentato il triangolo.